Salve gente, sono Jack di Gaming Knowledge e in questo video vi mostrerò 10 cose che forse non sapete della demo di Pokémon Sole e Luna. Numero 1, la nuova super pozione non cura 50 PS ma ben 60, come la gassosa. Numero 2, quella super pozione è l'unica che abbiamo a disposizione, ma se la utilizzate, uscite dal gioco e rientrate, la ritroverete nel vostro inventario. Numero 3, se camminate spammando il tasto B, il vostro personaggio inciamperà. Numero 4, se camminate in tondo come dei rimbambiti, senza correre, il vostro personaggio farà una piroetta non troppo sexy, però aggraziata. Numero 5, nella sfida agli allenatori, all'entrata trovate una ragazza che vi dice che se affronterete tre allenatori, lei poi ci sfiderà a sua volta. Tuttavia, in realtà, dovete affrontare solo due allenatori, in quanto il terzo è semplicemente il marmocchio che probabilmente avrete già sfidato all'inizio durante l'evento principale. Numero 6. In fondo alla via chiusa dagli Slowpoke, sulla sinistra, dopo aver completato l'evento principale, troverete una ragazza che vi farà raggiungere una zona segreta, tra virgolette. In questa zona vi fate un percorso con un Tauros distruggendo delle rocce, e alla fine troverete un vecchietto che vi darà tre polvostelle e vi dirà che non è necessario tornare in quanto non ha nient'altro da darci. E numero 7, se tornate da questo vecchietto, ribadirà che appunto non ha nulla da darci, si sorprenderà del nostro ritorno e ci dirà che comunque gli fa piacere avere delle visite, come un nonnino in un ospizio, insomma, in una casa per anziani. Numero 8, ad Awoli, la città della demo, ci sono parecchi veicoli, pure abbastanza grossi. Se andate di fronte alla stazione di polizia c'è un cartello nel quale premendo A potete leggere: si prega di condurre i Pokémon con prudenza. E i veicoli? I veicoli che sono ancora più grossi e pericolosi non si guidano con prudenza? Un po' strano. Numero 9, nella sfida Chiappa Pokémon potrete trovare anche dei Pikachu che hanno l'utilissima abilità Elettrococcola, che almeno nella scorsa generazione paralizzava al 100% l'avversario e gli faceva un 20 di danno. Grazie a questa abilità potrete catturare molto più facilmente i Pokémon selvatici che troverete. Quindi lanciategli una Cura Ball oppure una Mega Ball e usate la super pozione su quel Pikachu. Tuttavia, già Greninja in realtà basta a fare tutto il lavoro. Numero 10, sempre nella sfida Chiappa Pokémon, il signore che vi dà le Pokéball dirà delle frasi ogni volta che catturerete il primo Pokémon, 3 Pokémon, 6 Pokémon e 12 Pokémon. Dopo quella volta, io sono riuscito a catturare 16 Pokémon. Non cambierà nulla, semplicemente parlando con il signore vi dirà che avete superato il suo record e basta. Per avere il premio dovete catturare solo 3 Pokémon. Ultima piccola chicca, numero 11. Se fate combattere i Pokémon che avete catturato durante la sfida Chiappa Pokémon, non si evolveranno, anche salendo di livello. Inoltre Greninja ha un level cap di 37. E questi erano tutti i segreti che sono riuscito a scoprire fino ad ora su questa piccola demo. Ovviamente ci sono altri segreti, come ad esempio i leak di tutto il Pokédex, che io ho cercato di evitare di vedere perché un po' di sorpresa almeno me la voglio ottenere. Metti un like se il video ti è piaciuto e continua a seguirmi per le Poké News e le Poké Analisi sul competitivo, sulle strategie del BGC 2017 e su tante altre cose. Al prossimo video!